fai la foto lì. Fai la foto. Offerte per avere un foulard. Ciao a tutti, oggi andiamo a visitare il Duomo di Napoli, ovvero la cattedrale di Santa Maria Assunta. Il Duomo ingloba anche la Basilica di Santa Restituta. Le più antiche fonti agiografiche, non anteriori al IX secolo, attribuiscono la cofondazione della Chiesa di Napoli a San Pietro. La presenza di una comunità cristiana del II secolo è attestata con certezza dalle testimonianze archeologiche del complesso catacombale di Capodimonte. Secondo la cronaca di Partenope, risalente al XIV secolo, nell'area in cui insiste il complesso religioso sorse l'oratorio di Santa Maria del Principio, dove Laspreno, il primo vescovo della città databile al I secolo, decise di insediare nell'Episcopato di Napoli. A partire dal IV secolo nacquero diversi edifici di culto nell'insula episcopale e tra queste si ricordano la Basilica di Santa Restituta, edificata nel 334 dal vescovo Zosimo sulle rovine del preesistente Tempio di Apollo, il Battistero di San Giovanni in Fonte e diverse cappelle annesse come quella di San Lorenzo, Sant'Andrea e Santo Stefano. Nel XIII secolo fu iniziata la costruzione dell'edificio sacro, inglobando le precedenti strutture paleocristiane del battistero e della primitiva basilica. La costruzione della cattedrale comportò anche la demolizione di altre strutture, come la Basilica Stefania, voluta dall'arcivescovo Stefano I, fine del V secolo, inizio del VI secolo, e rimaneggiata dopo un incendio dall'arcivescovo Stefano II, il cui quadriportico è visibile nel palazzo arcivescovile. La struttura è stata decorata con mosaici e panni dipinti collocati negli intercolumini delle navate dell'arcivescovo Anastasio. Per la progettazione e la costruzione della nuova chiesa, per volontà del re Carlo II di Napoli e d'intesa con l'arcivescovo Giacomo da Viterbo, che aveva sollecitato al Strovano tale opera, vennero chiamati architetti di estrazione francese. La seconda parte del cantiere fu eseguita da maestranze locali o italiane. Le fonti indicano Masuccio I, Giovanni Pisano e Nicola Pisano. La cattedrale fu completata sotto il regno di Roberto d'Angiò nel 1313 e nel 1314 fu solennemente dedicata all'Assunta, ad opera dell'allora arcivescovo Umberto d'Ortomonte. Durante il terremoto del 1349 crollarono il campanile e la facciata, che venne ricostruita all'inizio del XV secolo in stile gotico. Nel 1456 un altro terremoto danneggiò gravemente la cattedrale, facendo crollare alcune parti della navata, che in seguito fu però ricostruita. Tra il 1497 e il 1508 fu realizzata come cripta la Cappella del Corpo, con decorazione di Tommaso Malvito, in seguito al voto fatto dai napoletani a San Gennaro durante la pestilenza del 1526. Francesco Grimaldi innalzò, in segno della sua devozione di fronte alla Basilica di Santa Restituta, la Reale Cappella del Tesoro. Nel 1621 il tetto a capriate venne coperto da un cassettonato in legno.
Il 28 aprile 1644 la dedica all'Assunta fu confermata nella consacrazione della chiesa, avvenuta ad opera del cardinale Ascanio Filomarino, arcivescovo dell'epoca. Nel 1688 e nel 1732 furono ricostruite le parti più danneggiate dai terremoti e nella seconda metà del 600 si ebbero gli interventi barocchi nelle cappelle, arricchite da decorazioni marmoree e in stucco. Nel 1732 vennero ricostruiti l'abside e i transetti. Nel 1788 un ulteriore restauro apportò modifiche alla navata, trasformata secondo un revival gotico con influssi settecenteschi. Con l'allargamento di Via Duomo nel 1868 su progetto di Francesconi e Cangiano si costruisce un porticato simmetrico d'angolo sui due lati del largo prospiciente la facciata. Durante la Seconda Guerra Mondiale i bombardamenti alleati danneggiarono le strutture e pertanto tra il 1969 e il 1972 vennero effettuati restauri e consolidamenti strutturali all'interno dell'edificio. Durante i lavori vennero portati alla luce resti archeologici romani, greci e altomedievali, oggi opportunamente fruibili e con reperti raccolti e organizzati. Fonte Wikipedia. Questa è la Basilica di Santa Restituta. Thank you.
Vieni, vieni. Vieni. E siediti. C'è il tesoro di San Gennaro, però non si può riprendere video solo per uso personale. Thank you.
sono i menù. Sembra brutto. Oh, ma c'è bello, ma... Ma andiamo pure a San Gennaro? Sì, 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 ma andiamo al Duomo. Salutiamo. Ciao a tutti, al prossimo video. No, no. Sì. Metti qua, metti. Mettimelo nella bocca.